completata quasi la curva di sinistra, eccola la macchina che entra nella retta opposta alle tribune, pochi metri al punto dello stacco, parte piano Stella del Nord OP, è molto veloce invece Sognatore Adri che si avvantaggia lungo la corda rapida, Smeralda OP con a ridosso Soho dei Greppi, poi Simply B, ancora Scozia dei Greppi, Sognatore in vantaggio, Smeralda rientra a Soho dei Greppi, Sognatore completa i primi 200 metri in 14 secco sul mio cronometro, alle sue spalle Smeralda con a ridosso Soho dei Greppi, poi ancora allo steccato Scozia numero 6, Sandro degli Ulivi squalificato, mentre sbaglia Sandro degli Ulivi e finisce squalificato. Siamo al passaggio di fronte alle tribune con Sognatore in vantaggio, Smeralda di rincalzo su Soho dei Greppi e Scozia dei Greppi, a largo invece risale Serpico Grad, prende la via del largo anche Simply B, chiude il gruppo Stella del Nord OP, 45.8 sul mio cronometro per i primi 600 metri, siamo all'imbocco della penultima curva, si vanno formando tre coppie alle spalle di Sognatore Adri, la prima composta da Sissi e Serpico, la seconda da Soho e Simply, la terza da Scozia e Stella del Nord. 800 in 1 e 2, appena scarso, Sognatore leader anche all'imbocco della retta opposta alle tribune, lo segue sempre Smeralda a largo Serpico, poi ancora Soho dei Greppi a largo Simply B che scatta in terza, dopo un chilometro in 1.17.4, Sognatore in vantaggio, 3 in linea alle sue spalle, Smeralda, Serpico e Simply B, poi ancora Soho dei Greppi, Scozia dei Greppi, Stella del Nord all'esterno, 400 alla conclusione, l'azione molto decisa all'esterno di Simply B che aggira Serpico, sopravanza Smeralda, prova ad avvicinare Sognatore, si volta a controllare la situazione Filippo Monti, poi gira il frustino, numero 7, preoccupato per del Nord OP squalificato, la corda c'è sempre Smeralda a 150 alla conclusione, Sognatore alla corda, Simply che attacca, poi Smeralda, insiste Simply B su Sognatore che cerca la difesa, attacca ancora Simply B, rimonta il rivale e poi si deve un po' accontentare Mauro. Sul palo finiscono vicini, Simply all'esterno, Sognatore all'interno, Smeralda è terza, bravo Mauro, perché la cavalla ha fatto un piccolo scambio, l'ha dovuta riprendere in mano, se no saltava via, ce la dovrebbe aver fatta comunque Simply a stampare Sognatore, questa è la mia personalissima sensazione, rivediamo insieme le battute conclusive, vedete Simply B che rimonta palmo a palmo Sognatore e poi a un certo punto fa un piccolissimo passo falso, Mauro riprende un attimo in mano, è battuto, Sognatore è battuto, quindi Simply B, Sognatore e al terzo posto Smeralda OP, eccole le immagini ancora una volta, guardate con il campo largo si vede meglio, il momento, ecco, questa la richiama col frustino, ecco vedi, in questo momento lui è costretto un attimo a riprendere in mano, ha avuto anche te questa sensazione Antonio? Sì, ha fatto